giornata a tutti. Salve a tutti. Che robe, provo a parlare Francesco. Sì, mi ascoltate? Sì, 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 perfetto, perfetto. Allora, io sono Claudio Simeoni e come c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti. Penso alla trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io non rispondo alla telefonata finché non ho finito la presentazione. E prima di incominciare oggi, ci sono alcuni ringraziamenti che devo fare. Il primo intanto è a Franco Carraro. Cioè, il primo ringraziamento perché ci ha fatto una sigla di presentazione della conferenza che teneremo presso il centro sociale La Carosa, che è fatta bene. Cioè non è quello che ho fatto io, è migliorata e fatta bene. Primo ringraziamento. Secondo ringraziamento va anche a un'altra radio, perché c'è anche lei ci ha fatto lo sforzo di mettere in onda uno spot che ricorda è Radio Base Popolare di Mestre, per cui grazie anche a loro. E il terzo ringraziamento importante va alla Polizia di Stato, esattamente alla Digos. Perché ringraziamo la Digos? Perché la Digos, o su segnalazione, oppure su sua iniziativa, o comunque anche su sua attività informativa, che è il suo lavoro ed è il suo dovere, si è informata, ha preso delle informazioni su, sulla nostra attività. Sì. E questo è il suo dovere farlo, per cui noi riconosciamo questo e la ringraziamo per questo. Perché? Perché noi non abbiamo paura di ciò che facciamo, cioè ciò che noi facciamo è estremamente legale, pulito, onesto ed è corretto in termini della Costituzione della Repubblica Italiana, per cui quello che noi facciamo è limpido. Di cosa è che noi abbiamo paura? Abbiamo paura delle truffe, degli inganni, degli imbrogli, delle malelingue, delle porcherie che fanno i cattolici. Cioè, di questo noi abbiamo paura. Abbiamo paura dei CRIS, dei centri cattolici che fanno tramacci, che fanno cose sporche, che tentano di destabilizzare il dettato costituzionale. Di questo abbiamo effettivamente paura. Cioè, c'è chiaro questo. Per cui, tanto più la Digos, la Polizia di Stato, controlla il nostro lavoro, cioè controlla quello che facciamo, è attenta a quello che noi facciamo, e tanto più questo ci serve proprio per protezione nei nostri confronti. Bisogna ammettere una cosa, essere sinceri, che non è che la Digos, per l'esperienza personale e anche di altri soci, ha una grande capacità culturale di comprensione. Il più delle volte agisce su istigazione delle parrocchie. Noi abbiamo il caso di ispettori che noi conosciamo della Digos, che sono chiamati ispettori teologi e che hanno turbe di tipo religioso. Cioè, questo qua ci fa paura, in quanto uno Stato dovrebbe essere tendenzialmente laico. Sì, e il problema grosso, ad esempio, è anche proprio la carenza culturale che esiste in questi elementi. Certe volte gli equivoci sorgono non perché noi siamo equivoci, ma perché loro non sono in grado di comprendere la dimensione culturale e religiosa ed esistenziale del nostro lavoro, certo. Perché il nostro non è un lavoro di venditori di libri o di venditori di idee, è un lavoro che riguarda anche la costruzione della nostra esistenza. E logicamente per chi è condizionato difficilmente la cosa diventa comprensibile. Esatto. Allora, la prima risposta che diamo è cosa andiamo a fare ai centri sociali. Allora, io il pensiero dell'istituto, il pensiero pagano, la stregoneria, eccetera, la diffondiamo dovunque possiamo. Esatto. Se voi ricordate, i radioascoltatori ricordano molto bene, abbiamo affittato la sala del comune di Treviso per tenere delle conferenze e il comune di Treviso, su istigazione del CRIS, ci ha tolto la sala, cioè ci ha tolto il diritto costituzionale, il dovere costituzionale, non il diritto, il dovere costituzionale di esporre il nostro pensiero. E poi era gravissima anche la motivazione con cui ce l'hanno tolta, perché non sono inventati delle cose, hanno scritto chiaramente, e noi abbiamo la lettera del sindaco che dice che nella sede pubblica non si può parlare di paganesimo. Tanto per essere chiari, per cui è gravissimo tutto questo. E poi... Sì, beh, come altri comuni, come il comune di Bologna, che si è appunto arrogato con una scusa qualsiasi quello di impedirci la conferenza a Bologna. Cioè, sono tutta una serie di iniziative che sono molto gravi, insomma. Sì, anche perché hanno un carattere mafioso, cioè sono iniziative che hanno delle tendenze mafiose, cioè hanno un carattere di illegalità.
Cioè, nel senso che se uno mi dice tu non hai pagato la sala, io ti nego la sala perché tu non l'hai pagata, quello è un altro discorso. Beh, fatto sta che da aprile del 98 il Comune di Bologna mi deve ancora restituire i soldi che avevo versato come istituto per avere il noleggio della sala. Cioè, noi abbiamo stato con un mese di anticipo i soldi. Esatto, per cui tenete presente tutto questo, no? Per cui a noi ci sta benissimo che la Digos ci chiede. E chiaramente noi andiamo ai centri sociali perché il centro sociale Carrozzeria ha chiesto che io possa esprimere il mio pensiero, la mia opinione, il nostro modo di vedere il mondo, io insieme a tutto l'istituto, a tutti noi, e discutere questo. E lo usa anche come un modo di esposizione, cioè noi centro sociale facciamo parlare questi disgraziati che attività illegali impediscono di parlare. Poi parlando anche di un discorso di attualità, basta pensare ad esempio cosa hanno dovuto subire i centri sociali delle scuote a Torino per il discorso dell'estensione della sindone. Cioè, Torino è stata militarizzata, qualsiasi iniziativa che le scuote avevano preso di contestazione del clima, diciamo di persone che stanno in settore sono state represse in maniera più violenta e più incredibile. Qualsiasi iniziativa che loro hanno fatto sono state più cercate di limitare, soltanto perché non andava turbato il clima, secondo loro, dell'estensione della sindone. Noi sappiamo che la sindone è un falso e non vedo perché si estende la sindone, che è un lenzuolo sporco, sporco in tutti quanti i sensi, si deve togliere alle altre persone il diritto di manifestare la, la propria posizione. Vi ricordo che l'atto di battezzo dei bambini è un atto costituzionalmente illegale, tanto per essere chiaro, no? Sì. Tanto per essere chiari. Che poi si faccia perché la tradizione, perché questo, perché tante cose scorrono, eccetera, però è un atto illegale. Il fatto che venga ripetuto o che continui non significa che si autogiustifichi, cioè esatto, rimarrà sempre illegale. Comunque, vabbè, ammettiamo questo. Poi, questo è per cui chiaramente ringraziamo la Digos. E per cui se la Digos viene anche ai centri sociali ad ascoltare quello che dice. Nessun problema. È attenta, fa benissimo. Cioè, anzi, forse gli servirà la loro formazione. Saranno altre due persone, benissimo. Cioè, no, io sono felicissimo. Sicuramente a qualcuno servirà. Insomma, anche fra di loro ci sono delle persone intelligenti. Cioè, per fortuna è che sono molto rare le persone intelligenti fra di loro. Cioè, io ne ho conosciute alcune e con cui si riesce a parlare. Altre persone hanno solo la visione della parrocchia, di conseguenza la cosa è più grave, insomma. Poi, per quanto riguarda la sigla 20 settembre, ricordiamo che cos'è il 20 settembre. Sì, beh, se vuoi lo accenno io. Il ciclo 20 settembre è nato su iniziativa di alcuni soci dell'istituto, che siccome l'istituto ha uno scopo ben preciso, che è uno scopo di tipo di formazione delle persone, che è uno scopo di tipo religioso e non ha uno scopo di tipo politico, considerando il fattore che noi ci siamo trovati in questo momento, cioè di un settore in cui abbiamo una chiesa cattolica come struttura, come gerarchia, viene a intervenire con i diritti dello Stato, alcuni soci hanno ritenuto giusto di creare questo circolo, questa iniziativa, questo qualcosa che portasse avanti un'iniziativa, diciamo, di tipo laico, fra virgolette, criticando anche i laici perché i laici non hanno una dimensione religiosa e di conseguenza tendono a criticare soltanto l'aspetto organizzativo e di manifestazione della Chiesa Cattolica e non vanno a contestare il discorso religioso che sta alla base. Infatti, l'ho detto anche altre volte, appunto, il problema è chi contesta la Chiesa e non contesta i principi, i valori o la religione della Chiesa Cattolica, che è la cosa più grave. Considerando che c'è tutta una serie di campagne a livello politico, a livello sociale, basta pensare a tutte le polemiche che ci sono state, che continuano ad esserci, basta pensare a tutte le intromissioni che ci sono, ad esempio, sul discorso della scuola, del finanziamento della scuola privata, che tra l'altro è vietato dalla nostra Costituzione, basta pensare ad esempio anche soltanto nel fatto dell'intervento sul discorso della procreazione assistita e della fecondazione eterologa. E qui subentrerebbe un discorso molto più ampio. Facciamo un inciso: i cattolici hanno contestato il discorso della fecondazione eterologa, benissimo, lo fanno, ma non lo fanno perché abbia senso farlo, lo fanno per le loro turbe. Difatti il discorso che loro aprono, dicono, fa che il bambino che nasce dalla fecondazione eterologa ha il diritto di conoscere i genitori biologici, dovrebbero fare questo discorso anche con i bambini che vengono adottati. Effettivamente moltissimi bambini che vengono adottati non hanno la conoscenza dei loro genitori biologici. Allora la Chiesa accetta che un bambino che viene adottato non conosca i suoi genitori dal punto di vista biologico, però contesta che esistano il discorso della fecondazione eterologa, che è la stessa cosa. Perché avviene questo? Perché logicamente c'è sempre
lo sguardo maligno, perverso del cristianesimo verso la sessualità, perché nell'adozione non subentra un discorso di tipo sessuale, nella fecondazione è qualcosa che ha a che fare con l'insesso, e per la Chiesa cattolica repressa, malvagia, pervertita, logicamente questo non si può fare. Ora, partendo da queste considerazioni, della necessità anche di dare una dimensione di contestazione che fosse più profonda, alcuni soci hanno creato questa organizzazione. E è stata scelta la sigla 20 settembre perché ho notato che anche sul termine 20 settembre non si sa cosa sia. 20 settembre è stata la, da 1870 è stata la freccia di Porta Pia, nel momento in cui lo Stato italiano ha distrutto l'ultimo baluardo presunto, che poi è mantenuto, fisico, ma poi purtroppo è rimasto, si è dilagato lo stesso, cioè hanno sfondato Roma, che rimane i papi, e è stata portata allo Stato italiano. E ora 20 settembre, siccome è una data che viene cancellata dalla storia, perché ad esempio noi festeggiamo il 4 novembre, in cui sono state centinaia di migliaia di morti, e viene festeggiata come festa nazionale, noi abbiamo il 20 settembre che sarebbe l'unità d'Italia, e questa viene dimenticata perché dà fastidio ai cattolici. Il 20 settembre era una festa nazionale e venne levata via dopo, sì, il concordato, per mettere l'11 febbraio, che allora celebravano il concordato. Sì, ma difatti se chi esempio da dare un riferimento è ancora citata come 20 settembre festa nazionale abolita sui contratti di lavoro, tanto per dire. Allora, questo è, diciamo, il 20 settembre. La finalità era questa, era fare un'iniziativa di tipo laico che non avesse, diciamo, l'ottica miope di vedere solo il problema della scuola, della fecondazione, del diritto all'aborto, ma di vedere che questo atteggiamento della Chiesa cattolica non è dettato da circostanze momentanee, da circostanze, diciamo così, momentanee, temporanee, ma c'è una strategia di fondo di perversione di dominio dello Stato. Questa è la sigla 20 settembre. Il problema vero, sai qual è, Francesco? Il problema vero è che qualunque religione nasca, no? Pensiero religioso o pensiero filosofico, finché accetta di stare nel ghetto, nessuno si rompe le scatole. Se invece rifiuta di stare nel ghetto, perché dice io sono parte del mondo, io sono parte del sistema sociale, è la Costituzione che mi ordina che io devo diffondere il mio pensiero, perché questo arricchisce sul sistema sociale, allora scattano tutta una serie di meccanismi, perché chiaramente dal momento che i cattolici è una religione di morte, di strage, di omicidio, chiaramente deve mettere in essere dei meccanismi che sono quelli d'altronde, d'altronde i cattolici non agiscono per iniziativa loro, ma per comandamento del Dio. Noi agiamo sempre per nostra volontà. Poi, se ce la dico in ascolto, deve sapere che ci sono ben due denunce contro attività, contro la Costituzione della Repubblica Italiana per l'attività di cattolici. Cioè, ricordiamocelo questo, una presso Candiani a Treviso e un'altra presso, credo sia Ennio Fortuna adesso, il procuratore di Bologna, di Bologna, no? Un paio di ricordini con Ennio Fortuna, vabbè, lasciamo perdere. L'ultima è il discorso dell'evocatio. Faccio io il discorso sull'evocatio. Allora, al di là dell'aspetto burlense, vi ricordo che l'evocatio è una delle più grosse cerimonie religiose, cioè atti religiosi reverenziali rispetto al mondo, che venivano fatti dall'antico paganesimo romano essenzialmente. Cioè, in pratica, cosa facevano i romani? Cioè, i romani riconoscevano l'essenza religiosa di ogni paese in cui andavano. E quando la divinità che incontravano la reputavano talmente importante da diventare importante anche a Roma, facevano una cerimonia per chiedere a quella divinità di venire a Roma. Il caso più importante è Giunone, no? E questo fu il caso di Giunone, che fu invitata proprio a venire a Roma. Bene, invocare una divinità significa che la divinità sposti il luogo, anziché proteggere quella città che è nemica, cioè col suo potere riversarlo su quello, lo riversi invece su Roma. E questa è l'antica cerimonia dell'evocatio, cioè lascia la protezione al mio nemico e viene invece a proteggere me. Questa è l'essenza dell'evocatio. Chiaramente questo qualunque pagano può riprodurlo sia in termini seri, religiosi, profondi, intimi, emozionali, sia in termini anche di burla. Cioè, questo è libero, perché ogni pagano può decidere, qualunque cosa desidera fare, la fa. Perché ogni pagano è responsabile di quello che fa, ed è bene che faccia quello che lui ha bisogno o voglia di fare, perché questo è importante.
Sì. E per quanto riguarda poi le vocazioni in specifico... Sì, ecco, no, ecco, io voglio appunto ricongiungermi un'altra cosa. Le vocazioni di cui, o le vocazioni come si vuole fare, considerare, e soprattutto appunto parlo dal punto di vista romano, una cosa molto importante, era un rituale in cui appunto i pagani le invitavano, seducevano, non con amore ma con intelligenza, perché c'è una cosa fondamentale di fare di distinzione, cioè il pagano agisce sempre per propria volontà, per proprio dominio, per propria capacità. Questa volontà che lui ha di fare le cose non viene data da una divinità esterna, da un Dio, ma gli viene data dalla costruzione della propria vita, dalla propria esistenza, dal proprio modo di essere. E proprio essendo in una certa maniera che gli permette di fare le cose, di compiere le cose, di agire, non perché ha avuto un Dio creato qualcosa, perciò è sempre un agire. E allora un pagano aveva la possibilità di intervenire e di agire e di evocarle una divinità perché poteva entrare in contatto, perché non aveva il bisogno assoluto di avere un Dio che lo autorizzava, ma perché aveva la capacità magica in se stessa di poterla di evocare, di poter portarla con se stesso. E infatti questo è il fatto. L'evocazione di cui ne parliamo, in concreto, è stata fatta a livello così di ipotesi. E noi sappiamo che esiste una cosa in magia che si chiama appunto la creazione di un egregore, cioè ad esempio delle energie possono sommarsi, delle persone creare una divinità. Purtroppo i cristiani hanno manifestato e creato un'energia negativa che è il loro Dio. Era un pagano ha detto, facciamo un'evocazione, fatta tra l'altro in lingua veneta e in lingua italiana. E uno appunto per il Veneto e uno per l'Italia, in cui noi evochiamo il Dio dei cristiani e dire, senti, non ti conviene stare con loro perché come sei destinato a essere sconfitto, se vuoi rimanere, ed è anche giustamente lo diceva anche Cioran, se vuoi rimanere come un Dio provinciale marginale che fa parte di un panteo, noi ti offriamo una possibilità di entrare in un panteo pagano, però tu non sei l'unico Dio, ma sei un Dio secondario, limitato, un Dio provinciale, Cioran diceva appunto un Dio provinciale dei bassi fondi della Palestina. E Cioran diceva stesso, fa peccato che i romani abbiano voluto conquistare anche la Palestina e conquistando la Palestina ci hanno portato questo Dio così unico. Allora, ha detto, fa, ti diamo la possibilità di non essere scancellato, di non sparire, ma di avere una parte secondaria nel panteon pagano. E hanno fatto questa evocazione. Niente di particolare, però i cattolici di fronte a questo scopo di evocazione magica, perché qualsiasi atto fatto con intelligenza, fatto con volontà, è sempre un atto magico, hanno avuto un po' di paura, ma comunque non è nulla di particolare, insomma, ecco, era solo per dare un attimino il quadro di inserimento di questa evocazione, anche perché, come dicevo, la gira del pagano è sempre legato sulla seduzione. Sul Venere. Diceva un autore contemporaneo, fa, l'amore è nel senso, intendiamo senso che danno i cristiani, perché l'amore di Dio, l'amore verso il Papa, verso la Chiesa, quel tipo di amore, dice, l'amore è cristiano, la seduzione è pagana. Cristo dice, fa, amatevi l'un l'altro, un pagano direbbe, fa, seducetevi l'un l'altro, cioè nel senso che significa sempre che tu devi avere un qualcosa che ti permette di sedurre l'altro, ma non puoi sedurre una persona se non hai niente, se tu non esisti, se tu sei vuoto, se sei privo di qualsiasi cosa, di qualsiasi valore, di qualsiasi riferimento. E questo qua appunto si intende nell'evocatio, cioè l'evocatio è la seduzione, è l'agire concreto e potenziale delle persone. Bene, penso che siamo stati abbastanza chiari. Penso, no? Di sì. Un altro ringraziamento lo devo fare a Claudio, il presidente della radio, perché ho sentito per caso, purtroppo ascolto poco per vari impegni, lo spot sulla firma del gruppo Bertrand Russell. E ha cambiato molte cose, cioè i moduli sono rimasti uguali, però ha lasciato perdere quello che è l'attacco all'articolo 1 del concordato. Perché questo? Perché quello che a me secca è che l'articolo 1 del concordato è quello che impedisce ai preti e ai vescovi di essere considerati pubblici ufficiali. In realtà un prete o un vescovo non è un pubblico ufficiale proprio per l'articolo 1 del concordato, cioè la sua autorità è nell'ambito religioso, non nell'ambito sociale. È vero che il concordato articolo 1 gli dà una particolare moralità, un particolare valore morale a quello che è la religione, no? Però è altrettanto vero che separa le funzioni fra la funzione civile e la funzione religiosa. E io non sono disposto a modificare quell'articolo
in quanto modificare quell'articolo significa far ritornare i preti a livello di pubblici ufficiali, sì. O comunque anche estendendo a tutte le altre religioni. A me personalmente non mi sta neanche bene che tutti quelli che fanno religione siano dei pubblici ufficiali. Esatto. Non mi sta bene, ma neanche per me non mi sta bene, perché lo troverei veramente squallido. Sì, ma infatti la burocrazia è sempre la cosa, esatto, peggiore. Per cui la modifica dell'articolo 1 è sempre pericolosa. Neanche Biffi avrebbe usato una roba del genere. Comunque ringrazio Claudio proprio per aver recepito il messaggio e cominciando a cambiarlo. Detto questo, parliamo un pochino delle conferenze. Allora, parliamo delle conferenze, sì, va Francesco? Bene. Conferenza sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16 presso il centro sociale Carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre. Presenteremo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Una volta, tanti anni fa, 16 anni fa, no? Io avevo dei comportamenti illegali, diciamo così, no? Per quei comportamenti illegali sono stato arrestato, sono stato processato e ho cessato i comportamenti illegali. Per cui io vorrei poter avere solo comportamenti legali, sì. Questo è. E questo spero di poterlo fare grazie alla Digos. Per cui ufficialmente, se permetti, Francesco, invito, sì, la Digos, sì, ma giusto, a venire alla conferenza e a ascoltare quello che dico. Per cui ufficialmente, dai microfoni di questa radio, siccome so che è in ascolto, come ufficialmente invito tutti i preti a venire alla conferenza, non c'è nessunissimo problema. Perché non sono mai venuti, pur invitati, non sono mai. No, forse sono venuti, ma si sono un po' camuffati. Allora, l'appuntamento è il 20 febbraio, questo sabato, alle ore 16, presso il centro sociale occupato Carrozzeria, dove presenteremo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Attenzione però, non è che presenteremo tutte le tesi possibili e immaginabili. Se abbiamo elaborato una conferenza che sia anche fatta apposta per quello che è un centro sociale, cioè se io faccio la conferenza, non so, la caserma dei carabinieri mi chiede: Claudio, vieni a fare una conferenza in caserma dei carabinieri. Benissimo, io faccio la conferenza nella caserma dei carabinieri, parlo di paganesimo e di stregoneria, accentuerò l'aspetto della trasformazione dell'individuo, cioè l'individuo che espande se stesso in funzione del suo essere individuo sociale. Chiaramente. In un centro sociale parlerò sia di quello che è la lettura del sistema sociale come noi lo vediamo e come è la costruzione di quel sistema sociale, cioè la costruzione del paganesimo. Per cui chiaramente è fatta anche apposta, perché non è che presento tutto il paganesimo, tutta la stregoneria, cioè quell'aspetto che... Già il discorso dell'attacco che fanno in centri sociali al pensiero unico, cioè loro lo fanno dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, però logicamente il pensiero unico ha una sua valenza perché deriva da un pensiero religioso unico. Certo. Perciò l'importante è capire che se esistono delle meccaniche di tipo economico, di tipo politico, di tipo sociale di un certo tipo, è perché queste qui hanno un'origine e derivano da una concezione religiosa, perché giustamente come ha scritto Ida Magli nel suo libro Contro l'Europa, dice fa, prima di adesso esisteva soltanto un tentativo a livello storico di creare un qualcosa di omogeneo, che era il cristianesimo, che lui diceva si ammantava di valori presunti etici, però era sempre un tentativo di ridurre a un pensiero unico, a un valore unico. E logicamente i centri sociali hanno sviluppato l'attacco al pensiero unico come appunto concetto di globalizzazione e di liberismo, e questo qui ha una sua controparte dal punto di vista religioso. Sì, se domani ci chiamano, so, la Lega, tenete una conferenza nelle nostre sedi, domani ci chiama, non so, partito DS, liberali, tenete una conferenza nelle nostre sedi. Cioè, chiunque ci chiede di tenere una conferenza, di tenere un dibattito, noi siamo disponibili. Non abbiamo preclusione per nessuno. Non abbiamo preclusione e siamo sempre disponibili anche a lanciare la faccenda, cioè fare pubblicità. Cioè, è sempre, anche perché noi parliamo essenzialmente di religione, etica e morale, cioè su questo che ci interessa. Se c'è una legge, la legge va rispettata, si può essere non essere d'accordo, si può dire una porcheria, cioè, però la legge va modificata. Dov'è che noi andiamo a confrontarci? Non tanto sulla legge, ma sulla morale che sta dietro la legge.
cioè quella morale che indirizza genera, le persone, cosa genera la legge, cosa genera quali la sono legge? I valori che portano a quelle esatto. conseguenze. Questo a noi ci interessa chiaramente. Sul sistema sociale, per esempio, mentre i cattolici sviluppano un pensiero, non so, l'aborto non deve essere fatto, beh, dai cattolici l'avete sentito, no, la legge dice le donne possono scegliere di abortire, benissimo. Noi diciamo che il fatto che i cattolici dicano che l'aborto non deve essere fatto è perché loro vogliono trafficare in schiavi, vogliono avere bestiame per il loro Dio. Per cui noi siamo perfettamente in linea con la legge e, al di là di essere in linea con la legge, esprimiamo un concetto morale, magari con altre leggi non siamo in linea, per non essere chiaro, però esprimiamo un concetto morale sì. che sta alla base della legge. Che è un concetto etico, è un concetto proprio comportamentale, non so neanche, è morale. Perché... Sì, no, ma c'è un riferimento che non è soltanto contingente, cioè una legge non è una cosa che non ha senso, è inserita sempre in un contesto, è sempre la generata, è sempre la manifestazione di un pensiero che è dominante o che è diffuso, di conseguenza non si può dire questa legge esiste perché non ha senso, è spuntata come un fungo senza nessun motivo, neanche i funghi non nascono per caso, nascono rispettando certe condizioni certo. ambientali, perciò certe leggi escono perché esistono delle condizioni sociali, ambientali e culturali ben specifiche. Per cui se voi volete, cioè se qualcuno dice ma tu vai nei centri sociali, no, noi andiamo in centro sociale perché quel centro sociale ha compreso parte delle cose, pensa che alcune cose nostre gli possono piacere o possono essere in sintonia o comunque anche magari gli va di contrastarle, benissimo, cioè pensa comunque che sia utile un dibattito, che sia utile la presentazione, ci hai invitati e noi siamo ben felici di andare e siamo ben felici di portare un contributo importante anche allo sviluppo proprio della discussione, del dibattito, ed è giusto che il centro sociale manifesti questa sua tensione, questa sua pubblicità all'interno del territorio in cui agisce. Questo vale, ripeto, per chiunque. Sì. Quello che noi non verremo mai meno sono i nostri principi. Sì. Questo non, cioè, nel senso che li confrontiamo, ci battiamo, ne discutiamo, magari anche calorosamente, usando linguaggi duri, cioè, però dei nostri principi noi. Ma io voglio ricondurmi al discorso, appunto, visto che parliamo dei centri sociali. Esiste un autore che ha una certa quotazione nell'ambito dei centri sociali, che è Hakim Bey, che è un pseudonimo di uno scrittore americano di origine egiziana. Lui ha scritto vari libri, tra cui il libro più interessante conosciuto in Italia è TAZ, che sarebbe zone temporaneamente autonome. E lui dice chiaramente che le zone temporaneamente autonome sono zone temporanee e fisiche, però, che sono libere. E lui, parlando della religione, dice: fa, è inutile pensare come i vecchi marxisti di pensare di rimanere alla religione. Se noi vogliamo demolire la religione, creiamo una delle nuove religioni. E però queste nuove religioni vengono create dalle persone. Di cosa le persone possono assemblare i valori e i riferimenti. E lui diceva, fa, l'unico sistema, lo scrive appunto nel suo libro Taz, dice l'unico sistema è esempio la forma pagana, perché la forma pagana dà sempre in mano a chi ne partecipa la possibilità di modificare qualsiasi cosa. E lui addirittura fa un aggancio alla magia nera, dice, fa, se noi vogliamo combattere il potere delle multinazionali, fa, perché dobbiamo fare su un discorso politico? Facciamo anche un discorso più pratico, usiamo la magia nera. E infatti nel suo libro è riportato un rituale di magia nera voodoo per distruggere le multinazionali. Vabbè, insomma, un po' tirato. Comunque, Però dimostra chiaramente che esiste una comprensione che va al di là del suo aspetto materiale, certo. cioè che esiste una dimensione che è ben diversa, cioè che se certe forze sono dominanti e sono totalitarie, queste forze hanno una loro manifestazione dal tipo spirituale o di tipo religioso o di tipo esistenziale, di conseguenza qualcuno può dire le posso anche contestare in questa maniera, insomma. Bene, allora, in questo centro sociale svilupperemo il tema: è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Questo è il tema che andremo a sviluppare, e i sottotemi è cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali del cristianesimo e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. E questo sarà fatto al centro sociale Carrozzeria, in via Camarcello 14 a Mestre, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16.
E via Camarcello a Mestre, se qualcuno interessa, è vicino alla ferrovia. Cioè, mettendosi davanti alla stazione con le spalle verso la stazione, si va verso via Cappuccina, cioè a destra, si fa una mezza curva, c'è cioè un semaforo, bene, sul semaforo della mezza curva si gira ancora a destra, quella è via Camarcello, per cui è semplicissimo da trovare e sono circa mezzo chilometro da fare a piedi, grosso modo, per arrivare al centro sociale. Lui è abbastanza sì, vicino, comodissimo da trovare. Allora, ripeto, centro sociale carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre, sabato 20 febbraio 1999, alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria, in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale. Condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici. A proposito, se qualche cattolico vuole dimostrarmi che il cristianesimo e cattolicesimo non è perversione sociale, io le accetto le dimostrazioni, ma dimostrazioni, non affermazioni, Cioè, se voi mi pigliate e mi mettete sul rogo, è chiaro che io, ben prima di arrivare sul rogo, vi dirò no, voi avete ragione, certo, ma come buono il vostro Dio, come buono il vostro Dio. Io subito, immediatamente, cioè davanti alla violenza fisica, io batto in ritirata. Per cui Francesco invece combatte. No, nel senso, non ho problemi, però se volete dimostrarlo, dimostrate, ma dimostrare, non affermare, dimostrare. E ricordatevi che il paganesimo ha un vantaggio sul cattolicesimo, non ha una verità, ha un percorso di libertà, per cui il paganesimo può cancellare tutto quello che non gli piace. Può modificare, poi. Modificare, può comprendere. Esatto, e a seconda anche dello status culturale può prendere delle cose o altre cose. Il paganesimo è la percezione del mondo. La percezione del mondo è soggettiva per ogni pagano. Esistono, per ogni pagano, per ogni essere umano, diciamo così. Per cui potrebbero esistere in teoria tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani sulla faccia della terra. Pensate un po' voi. Noi non abbiamo nessuna verità da piegare. Sì, ma di fatto. Ma anche perché appunto non esistendo la gerarchia. Cioè, facciamo un piccolo riferimento. Ho letto proprio in questi giorni un articolo che parlava di Omero e diceva fa Omero non stava tanto a discutere sulle storie degli dèi o su quali storie degli dèi gli venivano raccontate, non stava a discutere sui miti o sulle divinità che gli venivano proposte, ha fatto semplicemente un lavoro, quelle che erano mai più vicine alla sua sensibilità le ha organizzate per la propria necessità, cioè ha fatto una scelta. Il fatto che lui abbia scelto delle divinità e le altre le abbia escluse non ha avuto nessuna condanna, non ha commesso nessun peccato, non ha commesso nessun sacrilegio. Era nel suo diritto, nella sua facoltà, scegliere quello che gli era più sensibile. Esatto. E nessun pagano gli ha mai contestato perché ti sei dimenticato della tal divinità. E allora, detto questo, ricordatevi, se volete benissimo, noi siamo disponibili ad accettare le dimostrazioni che vengono fatte. Dimostrazioni che Galileo le aveva fatte quella volta, vi ricordate? È la terra che gira attorno al sole e non il sole attorno alla terra. Lui le dimostrazioni le aveva fatte, erano logiche, erano precise. Bastava guardare nel cannocchiale e si vedevano i pianeti di Giove. Era ovvio, ovvio. Ebbene, davanti all'ovvietà, i cattolici lo hanno condannato. Per cui hanno condannato l'ovvietà, l'ovvio. Cioè, pensateci un attimino questo, se questa non è perversione sociale, pensateci voi. Sì, ma difatti, ma è classico, cioè, il fatto stesso di voler imporre una propria verità è la dimostrazione del fallimento del monoteismo, cioè, perché poi l'imposizione di una verità porterà sempre a portare a essere più estrema quella verità. E poi lo hanno perdonato? Sì, hanno avuto, sì, sì. La roba più forte appunto è questa. Per cui pensateci un attimino prima di confrontarvi, venite tranquillamente perché noi ci fa piacere, però pensateci un attimino. E non andiamo soltanto ai centri sociali, faccio anche conferenze anche da altre parti, finché non mi cacciano via chiaramente, cioè, finché un giorno mi dico ti caccio via, cioè, io paro, cioè, faccio quello che è i vari passi sociali, la Costituzione mi ordina di fare questo, articolo 4, comma secondo.
E allora vado anche in altre parti. E dove vado? Vado alla Fiera del Libro di Vicenza. A Vicenza si tiene la Fiera del Libro dal 6 al 14 marzo. Esattamente Vicenza Libri. Ebbene, io presenterò i miei lavori, i miei libri. Così la Digos potrà anche avere anche dei libri, che così vede cosa scrivo, che non so, gli può anche interessare tranquillamente, insomma. Ebbene, a Vicenza Libri esporrò il mio pensiero sui libri in fotocopia ed esporrò le pubblicazioni dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Per cui la Digos può venire e prendersi il materiale che li necessita, indubbiamente. Cioè, l'apprendimento, l'acculturamento delle persone per noi è una cosa importante, cioè noi l'ignoranza ci fa paura. Sì, infatti. Cioè, è la cosa più terrificante. Quando hanno preso Ipazia, l'hanno scorticata con le conchiglie. Cioè, i cristiani sono divertiti a scorticare Ipazia con le conchiglie. Cioè, è una cosa abbastanza aberrante. Dopodiché si legge la cronaca e si dice: sai, erano un plebaglia ignorante. Se il plebaglia ignorante con quel sistema, intanto ha accettato di essere ignorante, ha imposto l'ignoranza. Ma qualcuno l'ha anche costruita quell'ignoranza? L'ha costruita, l'ha imposta. L'ha pianificata, organizzata. Poi c'è anche qualcuno che va a dire: poverini, sì, sono ignoranti, c'è che non capire, cioè, non saperla, cioè. Come, oh, ignorante, un deficiente, un testa di cazzo, uno che non deve permettersi neanche di fiatare, o sa come sono le cose, esatto. O sa affrontare una discussione, o ha gli elementi culturali, etici e morali per affrontare una discussione, o sta zitto. Cioè, un ignorante non ha diritto, cioè non c'è un diritto all'ignoranza. Poi leggetevi la Costituzione se c'è un diritto all'ignoranza, no? Sì, non esiste. Può esserci una comprensione per la povertà. Ma quando la povertà tenta di imporsi, la povertà morale, etica, culturale, tenta di imporsi sulla cultura, allora non ha diritti, non ha nessun diritto. E basta pensare che prima che arrivassero i cristiani ad Alessandria c'era una delle più grandi biblioteche del mondo. No, ce n'erano tre veramente. Cioè, comunque, diciamo, come... uno di Romani e quest'altra. Sì, ma erano distrutte proprio perché davano fastidio, cioè nel senso che... perché dimostravano che la verità dei cristiani non era la verità, ma era la menzogna dei cristiani. Tu pensi che io ho trovato dentro Francesco delle piccoli, non rivolte, perché rivolte pesanti, disordini, portati avanti dagli studenti. Sì. Cioè... abbiamo la Grecia antica e a Roma e anche ad Alessandria, cioè, gli studenti che dovevano presentarsi dal prefetto, dovevano farsi timbrare, presente il libretto universitario, sì. Doveva essere timbrato, avevano un piccolo sussidio, cioè, gli studenti, allora era così, sì, poi no, si ma... presentavano dal vario maestro perché avevano il maestro nei vari. Sì, ma basta pensare ad esempio che io leggevo proprio su un calendario che nel 70, qualcosa dopo Cristo, un imperatore romano stabilì degli assegni di povertà, finanziava questi assegni di povertà con le rendite date dai prestiti fatti ai proprietari fondiari. Se lo Stato prestava soldi ai proprietari fondiari, con gli interessi che ne ricavava dava dei contributi a chi ne era povero. Esatto. Cioè, si parla del 70 dopo Cristo. Cioè... voi dovete pensare a cosa è arrivato. Cioè, il cristianesimo veramente è il buio, è la distruzione del divenire umano. Cioè, quello che io dico qui per radio e le parole che uso, anche pesanti, anche pesantissime, che poi sono più pesanti i concetti che non le parole, se uno sta attento, cioè, è niente, sì. È niente rispetto alle aspettative e al dolore che il cristianesimo ha creato. Per parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè, io dico, dice che è il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma guardate, chiamare per nome e cognome chi ha fatto l'azione è una cosa... precisa. Ma quasi un complimento per un Cristo dire che è un macellaio di Sodoma e Gomorra. Il Cristo è un povero pazzo. Cioè, sì, è un pazzo, ma è un complimento. Cioè, nel senso che basta pensare che partendo dal suo valori religiosi, cosa è stato costruito e determinato, cosa è stato fatto, cioè, cosa si è potuto permettere partendo da quei riferimenti. E non solo. Ricordatevi, ogni cristiano questo se lo ricorda, che è in ascolto, che quando vi confrontate con noi, voi vi confrontate con le vostre cose. Cioè con la vostra dottrina, cioè quello che voi avete rubato a Porfirio, a Plotino, a Platone, ad Aristotele, voi quella roba non vi appartiene. E poi quello che avete falsificato del loro pensiero. Sì, beh, guarda se è una roba addirittura mettesse mani in cavetta, perché cioè, mia figlia sta scoprendo adesso, traducendo dal greco, cose addirittura montagne di roba che non è stata fatta passare, proprio sì, è stata sì, censurata. Sì. Per cui voi con noi...
portate solo il vostro pensiero, cioè ciò che è cristianesimo. Cioè, il Vangelo gnostico che è finito sotto le sabbie del Sahara, a voi non vi appartiene, perché voi li avete distrutti quei Vangeli gnostici, per cui non appartiene ai cristiani. Sì, ma non sono una condannata a distruggere i libri, sono passati anche a uccidere le persone. Sì, hanno massacrato le persone, certo. No, cioè, no. Nel dubbio, ne detto, eliminiamo tutto, insomma. Per cui, ricordatevi bene, con noi, voi vi portate le vostre cose, eh? Per cui mi va benissimo di confrontarmi. Dunque, alla Fiera di Vicenza, dal 6 al 14 marzo, si terrà la Fiera Libri Vicenza Libri. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo, espone il proprio pensiero nei suoi libri in fotocopia ed espone le pubblicazioni dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. La presentazione è aperta sabati e domeniche dalle ore 9.30 alle 20 e lunedì dall'8 marzo al 12 marzo dalle ore 14.30 alle 20. Terrò una piccola conferenza domenica 7 marzo alle ore 16 dove illustrerò il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e lo legherò ai fenomeni di premorte. Era una conferenza che avevamo già programmato di fare per Treviso, esatto. Che era andata a buca e la riciclo. Giustamente, è un'elaborazione interessante che serve. L'esposizione dei concetti permette di delineare un cammino di eternità che attraverso l'antico paganesimo romano è giunto fino a noi. L'occasione servirà anche per esporre i concetti del paganesimo politeista e il senso dei percorsi di stregoneria, la costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano, la costruzione del Dio che cresce nel sistema sociale, la costruzione del Dio che cresce negli esseri della natura, la costruzione del Dio che cresce dentro e attraverso le tensioni della vita. Sono le forze che portano alla trasformazione del presente come ente sacro e divino in funzione della costruzione della coscienza universale. Ricordo, se a qualcuno interessa, che qui in radio lascerò una ventina di biglietti con il volantino della presentazione della Fiera Libri di là in cooperativa. Cioè, in cooperativa voi trovate il biglietto gratis per entrare alla Fiera Libri di Vicenza. Per cui se volete venite qua in cooperativa e li chiedete. Se qualcuno gli interessa i biglietti, io e Francesco mandiamo i biglietti a tutti i simpatizzanti, cioè tutti i nostri simpatizzanti sono forniti dei biglietti per entrata gratis. Se qualcuno ne vuole, non le trova qui, può telefonare a me, qualcuno mi resta, cioè non è che me ne abbiano dati tantissimi, cioè mi hanno dato un numero abbastanza limitato, perché non sono la Mondadori, se ero Mondadori probabilmente ne hanno molto di più, può rivolgersi a me, io cercherò di farglielo avere nei limiti della quantità che è disponibile, insomma, ecco. E là esporrò il pensiero. Per cui invito anche là la Digos a venire ad ascoltarlo. Almeno sarò sicuro che gente come Nones, gente come C'è, gente come Mattiazzo, gente come Biffi, gente come Ruini non elaboreranno delle truffe, delle trappole per distruggere la Costituzione della Repubblica Italiana. E questo, se non sbaglio, è il compito della Digos, no? Cioè, sì. Digos è la polizia. Dovrebbe difendere la legge dello Stato italiano. Esatto, dovrebbe essere quella parte della polizia che si occupa anche dell'aspetto politico e religioso delle cose, essenzialmente, no? Per cui questo è anche il loro compito e noi ci fa piacere. Mi sembra superfluo andare a telefonare direttamente, no? Che non si sentono magari presi in giro. No, ma il limite è a qualche dirigente gli manderemo il biglietto omaggio per l'ingresso. Va benissimo questo. Allora vi ricordo, presso il centro sociale Carrosseria, via Camarcello 14 Mestre Venezia, sabato 20 febbraio 1999, alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Bene. Questo è il tema. Naturalmente se nuova terapia d'urto può far paura, può spaventare qualcuno, viene a sentire cosa significa. Bene, io ho detto quasi tutto, dopo magari farò la trasmissione normale, vuoi fare un po' di... Sì, no, beh, ecco, no, io voglio... Ma tanto sì, non beh, no, tanto appunto io voglio segnare una cosa, è uscito un settimanale satirico che si chiama Cuore, beh, molti lo conosceranno, è un numero appunto sperimentale che uscirà per un po' di tempo. E nel paginone centrale c'è Campagna. I preti si fanno i cazzi nostri e noi facciamo i loro. Battezzare un minore è circonvenzione di incapace.
divorzio, aborto, pillola, preservativi, sesso, omosesso, pecore clonate, scuole private, governi pilotati, i preti mettono bocca nei nostri fatti. Adesso mettiamo bocca pure nei fatti loro. Per esempio, arruolare un incapace di intendere e volere nel esercito di Gesù è reato. E tra l'altro qui c'è anche un piccolo modellino che qualcuno potrebbe ricopiare o può anche fotocopiare, che è quello per farsi sbattezzare. Perciò è un'iniziativa un po' folcloristica, diciamo, però se qualcuno piace il folclorismo può benissimo esatto, può benissimo utilizzare, anche perché è giusto che di fronte a un simile periodo di integralismo cattolico qualcuno faccia qualcosa, e anche pure divertente, anche perché vogliamo ricordare una cosa: il problema dell'integralismo, il problema del monoteismo è sempre quello che si andrà a generarsi qualcosa di peggio, cioè si andrà sempre a peggiorare una situazione, perché cosa succederà? Un monoteista comincerà a dire che esiste un unico Dio e poi qualcuno dirà che questo Dio deve essere rispettato da tutti, e chi non lo rispetta andrà pure represso, andrà pure condannato e si faranno i roghi. Di conseguenza questo è il periodo di tutti i monoteismi. Noi lo vediamo col discorso islamico, lo vediamo col discorso ebraico. È di questi giorni che c'è stata una contestazione dello Stato che si dichiara, tra virgolette, laico di Israele da parte degli integralisti, accusando addirittura di antisemitismo lo Stato di Israele. Perché? Perché non rispetta in maniera troppo forte i principi religiosi ebraici di origine monoteista. E questo qua significa che una volta in cui gli integralisti possono fare questo e imporre agli altri la loro volontà, ci sarà qualcuno che sarà ancora più integralista dell'integralista. E di conseguenza comincerà a far di più. Se a un certo punto le leggi non varranno più solo per chi è monoteista, ma dovranno valere anche per gli altri. Nel momento in cui uno dice io non lo rispetto, cosa facciamo di questa persona che non rispetta le leggi del monoteismo? Non rispetta la buffonata dei 10 comandamenti? Andrà represso. Nel momento in cui lui si rifiuterà di farsi reprimere, andrà soppresso. E questo sono i passaggi di tutti i monoteismi, che sia il monoteismo cristiano, che sia il monoteismo ebraico, che sia il monoteismo islamico. Noi lo vediamo anche qui. Noi vediamo che, ad esempio, cosa sta facendo in base sempre al principio del monoteismo la Chiesa Cattolica, cioè l'attacco alla situazione sociale e alla situazione politica in cui c'è adesso. Cioè, noi mai avevamo avuto in questi ultimi anni una presenza così forte e così determinante. Mai avevamo avuto che delle leggi venissero introdotte. Anche perché, dico sempre questo, nel momento in cui si introduce una legge o si vieta qualcosa, benissimo, per il momento la legge dice non è consentito fare questo, ma chi lo farà a un certo punto dopo verrà perseguitato, e dove si andrà a finire con questo meccanismo di leggi? Cioè, anche sul discorso dell'argomento d'attualità, che la procreazione assistita, si vieterà di farla, ma chi la farà in maniera privata a un certo punto andrà colpito e andrà represso. E come verrà represso? Cioè, si innestano dei meccanismi perversi che porteranno sempre all'inquisizione. Cioè, ricordiamo sempre che il fine di ogni monoteismo è la distruzione dell'uomo. Che il monoteismo sia ebraico, che sia musulmano, sia cristiano, sia cattolico, è sempre questo. La fine è sempre il rogo, perché non è ammissibile lasciare che un peccatore viva. Perché i cristiani possono essere capaci, i monoteisti, di perdonare il peccato, ma il peccatore che ne è la testimonianza va annientato, perché si deve salvare la sua anima. Perché se continua a peccare, si compromette l'anima, va all'inferno. Allora ammazziamolo prima, perché se fa un peccatino lo manderemo in purgatorio. Allora lo ammazziamo prima in maniera tale da poterlo salvare. Vi ricordo, io l'ho già letto, ma sembra che non lo leggo mai abbastanza. Che c'è una sentenza della Corte di Cassazione. Attenzione, una sentenza della Corte di Cassazione che è stata pubblicata, in cui il risultato in parte, chiaramente non tutta, alcuni riferimenti dal Gazzettino del 4 dicembre 1998. Questa sentenza viene fatta contro la comunità parrocchiale diretta da Gumiero, che definiva i testimoni di Geova una setta pseudo-religiosa mezzo di distruzione della famiglia. Cioè, sto Gumiero, che era un prete di San Donà, in pratica un becero verme, siccome non sapeva come contrastare i testimoni di Geova, che comincia a dire di assassini, di rovina famiglie, di disgraziati, più o meno questo, naturalmente sul giornale che è più preciso quello che lui ha fatto. Naturalmente i testimoni di Geova ha detto no, cioè noi non ci stiamo a stare roba, e si è andato avanti con una serie di cause una dopo l'altra, che ha vinto fino ad arrivare alla Cassazione. La Cassazione ha fatto una sentenza inizialmente, che cioè ha fatto la sentenza
E la prima notizia che è uscita fuori dice: Gomiero non viene condannato per prescrizione del reato. Beh, cioè, titolo del Gazzettino: non viene condannato per prescrizione del reato. Ma prescrizione del reato non significa che il reato è stato non è stato commesso, cioè significa che il reato è stato commesso, però è passato talmente tanto tempo dalla commissione del reato che il reato decade in prescrizione. Dopo la Cassazione, un mese dopo circa, ha buttato fuori le motivazioni della sentenza. E allora vediamo un attimo cosa dice la Cassazione. Entrambi gli imputati ricorrevano contro la condanna per diffamazione inflittagli dalla Corte d'Appello di Venezia, perché la Corte d'Appello di Venezia è che li ha condannati, no? Di Venezia nel luglio del 97 per le affermazioni del Faraon riportate dalla pubblicazione Comunità Parrocchiale diretta da Gumiero, che definiva i testimoni di Geova una setta pseudo-religiosa, mezzo di distruzione della famiglia. Attenzione, per la Cassazione, e questo è virgolettato per cui è riprodotto, il fatto che un credo religioso ed i relativi principi si basino su un atto di fede per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto, cioè prive di spiegazioni, e pertanto gratuite. Cioè, che i cristiani adorino il macellaio di Sodoma e Gomorra, io lo posso affermare che quel macellaio di Sodoma e Gomorra, perché il mio supporto ideologico è dato dalla loro Bibbia e dalla descrizione che ne danno del loro Dio. Questo è il mio supporto. Però privi da questo supporto, i cristiani non si possono permettere di insultare chi adora magari lo stesso Dio. Cioè, tu sei un disgraziato, sei un rovinafamiglia. Questo non se lo possono permettere. Inoltre, la Cassazione rileva che non fa venir meno il reato di diffamazione il fatto che le frasi del Faraon siano comparse su una pubblicazione di scarsa diffusione e destinata ai parrocchiani della chiesa di San Donà. Infatti la diffamazione non viene meno con riguardo al carattere più o meno ampio della diffusione. Per cui anche se trovassimo una virgola che non ci sta bene sui giornaletti cattolici, sapremo come rispondere, tanto per essere chiaro. E questo vale anche per gli amici da Dio, cioè sappiano che esistono delle sentenze che chiariscono il carattere di che cos'è una religione. Cioè il fatto che i cattolici non siano in grado di confutare quello che noi diciamo, perché per loro è troppo difficile, sono problemi loro. Sono problemi loro. Noi continueremo a confutare quello che loro affermano. È una questione di scelte di vita. Cioè noi non abbiamo bisogno di mettere in ginocchio delle persone. Loro sì. Sì, ma soprattutto loro vogliono sempre determinare questo. E proprio perché basta pensare che un altro argomento di attualità è sempre queste associazioni che sono di sette hanno fatto degli attacchi contro altri gruppi che erano fuori della Chiesa perché erano millenaristi. Però d'altronde, se la Chiesa stessa crea il discorso della fine del mondo, il millenarismo, non c'è da meravigliarsi che qualcuno lo vada a esasperare, che lo vada a peggiorare. E logicamente, se qualcuno poi pensa di mettersi in proprio, di sfruttare al meglio o al peggio il loro Dio, logicamente loro lo dà fastidio e subito sono pronti a intervenire. Difatti, se voi vedete sui quotidiani di questi giorni, c'è proprio un attacco commissionato dalla Chiesa Cattolica a questi gruppi. Giustamente questi gruppi sono pericolosi, ma io voglio esempio, ne ho visto citato uno di Vicenza. Benissimo, questo gruppo di Vicenza che è citato in negativo, fino a poco tempo fa godeva della protezione del Cardinale Ruini. Allora, all'improvviso si è tolto la protezione e di conseguenza Zacchet è da un gruppo da condannare. Probabilmente non era troppo devoto, non era troppo sottomesso, hanno detto visto che la gente riusciamo a mettere in ginocchio, riusciamo a dominarla anche da soli, non ci serve più un papa con cui dobbiamo spartire il potere. Va bene, Francesco, cominciamo la trasmissione di oggi. Sì. Abbiamo fatto un po' di... Aggiungiamo una cosa, visto che siamo così abbastanza sull'eterogeneo. È uscito con un po' di ritardo il numero di dicembre del bollettino Studi Politeisti. Allora, è un numero abbastanza corposo. Allora, viene riportato questo numero, che tra l'altro troverete alla fiera del libro di Vicenza, perciò Vicenza Libri, troverete varie cosette. Troverete tra l'altro la prima traduzione in italiano
di un testo del 1865 su Lupi Mannari. Ci sono i primi 6 capitoli di questo libro in cui fa un accenno alla storia dei lupi mannari, c'è un'introduzione, se parla dei lupi mannari negli antichi, il lupo mannaro nel nord e così via. Sono i primi 6 capitoli. Questo è un libro introvabile in Italia, è un libro rarissimo, è stato stampato in Inghilterra nel 1865 ed è la prima traduzione italiana parziale. Poi trovate una serie di note di Claudio, praticamente abbiamo ripubblicato in maniera cartacea le trasmissioni che ha tenuto Claudio sulle riflessioni su alcune strutture religiose pagane. Ero appunto, sono riportate le schede sul paganesimo degli Uriti e dei Fenici, poi ha riportato anche il paganesimo dei Finnici, dei Magiari, il paganesimo lituano, tenendo conto che ad esempio in Lituania il paganesimo ha avuto il riconoscimento dello Stato ed esistono delle chiese, chiamiamole chiese, modo di dire, movimenti pagani riconosciuti legalmente e lo Stato riconosce la loro fisionomia. Poi il paganesimo dei Lettoni e il paganesimo dei Baschi. Ecco, perciò questa è una trasmissione che Claudio aveva tenuto e di conseguenza avevano un buon valore e abbiamo deciso di pubblicarle. Poi esiste un intervento del nostro collaboratore che è di Pietro Trevisan, che è il panteismo scientifico, filosofico e il ritorno della Grande Madre. Si parla moltissimo del discorso del concetto di Grande Madre e lui un attimino fa un accenno anche alle tesi di Lovelock della Gaia come pianeta vivente organizzato per la vita. C'è una rassegna stampa, e io cito spesso James Hillman, e c'è una sua intervista comparsa nel 97 su un settimanale in cui c'è la nuova paura dell'uomo si chiama terrorismo e lui fa un accenno dal punto di vista, chiamiamolo così, psicologico, dice fa perché c'è questa paura del terrorismo? Perché è l'unico che riesce a dominare, controllare la morte, utilizzare la morte. Poi ecco c'è un richiamo all'erotismo. Claudio ci cita sempre, mi raccomando, poco sesso, dice, sì, nelle nostre pubblicazioni. Sì, può essere usato in maniera... Cioè, il sesso purtroppo è una cosa che può essere, sai, usata anche in maniera male. Cioè, noi ci arriviamo in maniera positiva, però... Ecco, e allora c'è un piccolo... è una paginetta e mezza, persone, ci siamo contenuti. Cioè... Allora, è una cosa un po' particolare che noi ci curiamo ogni tanto, praticamente sono gli ordini esoterici nella letteratura erotica. Ed è una scheda sugli Afroditi, tra cui appunto è anche un classico dell'erotismo francese, e si parla di questa strutturazione interna di questo gruppo che si chiama appunto gli Afroditi, che erano un gruppo esoterico di tipo sessuale. Ecco, questo è il bollettino di dicembre, lo troverete nello stand di Vicenza Libri, ed è recuperabile ai soliti indirizzi, insomma. Va bene. Ti lascio la parola adesso. Sì, vado avanti io adesso. È così, può essere interessante anche per la conferenza questo, ed è il capitolo che riguarda il concetto della vita e la morte fra il cristianesimo e il paganesimo. Cioè, perché noi ci differenziamo, per esempio, dai cristiani? Non è che ci differenziamo perché ci definiamo in maniera diversa.